Per chi conosce già Rinascita Digitale, sa che siamo produttori di tantissime live, di tantissimi contenuti e argomenti durante tutte le giornate. Per chi è nuovo e si è collegato grazie alla collaborazione con Claudio, Rinascita Digitale è una piattaforma nata ai primi di marzo e che sta erogando da allora, tutti i giorni un contenuto in costante live streaming di webinar di forme, nature, di contenuti diversi e che sta contribuendo in questo periodo particolare del nostro percorso, sta contribuendo a dare un orientamento alla crescita personale, ma anche della propria professione e per chi lavora in impresa, ovviamente anche della propria impresa. Claudio, ciao. Vado. Vai. Allora, ciao a tutti, sono Claudio Tesserolo, vi ringrazio di aver aderito a questa iniziativa, di voler partecipare ad accrescere la vostra cultura con questa sessione sul webinar, scusate, sulle mappe mentali. Stefano mi ha detto che sono tantissimi gli iscritti, non mi aspettavo così tanta gente, questo è positivo. Per me, per voi e per le associazioni che hanno aderito. Vi do quattro notizie in breve. Allora, il corso, come abbiamo indicato nelle informazioni, è di 2 serate, quindi sarà questa sera e il prossimo mercoledì, quindi il 17. Volutamente utilizzerò 2 strumenti. Non utilizzerò un PowerPoint o delle slide, ma ho creato una mappa per la mappa. Per cui poi vi spiegherò, non ora, ma alla fine di questa serata, dove andare a scaricare questa mappa. Per cui avrete tutte quelle informazioni che vi darò io oggi e poi la settimana successiva, ma soprattutto la parte operativa per aiutarvi a usarla direttamente in una mappa. Nella presentazione di Rinascita Digitale nella locandina anche che abbiamo utilizzato qui in zona Lago Maggiore, avevo indicato di scaricare FreeMind perché questo poteva essere per voi utile per avere subito lo strumento. E quindi è importante che voi lo facciate perché altrimenti non sarà possibile aprire questo documento, che non è un documento, ma è una cartella nella quale c'è la mappa come file che ha un'estensione MM e le immagini collegate alla mappa che saranno quelle che vedremo questa sera e la prossima volta. Claudio, ti interrompo subito per due cose. Uno, per dirti che in chat, se hai voglia, puoi leggere da dove stanno arrivando le persone, da dove ti stanno ascoltando. Ho Certo. chiesto di scrivere da dove ci stavano ascoltando, hanno risposto prontamente, è una cosa che facciamo spesso e volentieri. E poi ci sono un paio di domande se poteva essere aperta con Xmind, la mappa che condividi. E poi c'è un'altra domanda che ti facevano, che adesso mi è sfuggito, a parte Roberto che ci sta seguendo con la sua figlia 12enne, così impara anche lei. Certamente. Assolutamente. E Sì. appunto ti chiedevano se era possibile aprire con Xmind la mappa e poi ti chiedevano il software da utilizzare eventualmente. Allora, sinceramente non lo so se è Xmind. No, io ho sempre utilizzato e ho consigliato di utilizzare FreeMind. Darsi che siano compatibili, non te lo so dire. Sicuramente FreeMind è un programma, come dice il nome, free, gratuito, che ha delle enormi potenzialità. Non credo sia importante, una volta che avete appreso i concetti della mappa mentale, stare a sindacare su che tipo di programma utilizzate. Quello che è importante sono i concetti di base, per cui non è così importante il programma. Sicuramente, quella che ho preparato io e quello che uso utilizza FreeMind. Che ripeto, una cosa che poi ho indicato anche nelle locandine, necessita sempre, ma probabilmente ogni programma di questo tipo necessita di scaricare Java, perché Java è un software che valorizza poi tutti i filmati, tutte le immagini, queste cose. Per quanto riguarda le persone, vedo gente dappertutto, Roma, Urbino, Venezia, Modena, Rimini.
poi sicuramente Sesto Calente perché siamo qui di casa, noi siamo sul Lago Maggiore, dove termina il Lago Maggiore inizia il fiume Ticino, quindi una bellissima zona tra Lombardia e il Piemonte, Imperia, Tortona, insomma Torino, insomma c'è tutta l'Italia questa sera, molto bello, molto positivo. Allora, io questa iniziativa l'ho organizzata perché faccio parte comunque di queste, diciamo direttamente o indirettamente di queste tre cose, con Rinascita Digitale, però Stefano si è già presentato, per cui ha fregato l'anticipazione alle altre associazioni. Poi altre due associazioni sono tutte organizzazioni che non fanno nulla a fine di lucro, sono organizzazioni che si occupano nel loro settore di aiutare gli altri, di creare cultura soprattutto anche. E sono Idrovolo di Sesto Calende, e se è in linea io passerei la parola a Giuseppe Lapenta, che è il presidente di questa associazione. No, non ci sono, non ci sono. Non ci sono, nessuno dei due? Nessuno dei due. Va bene, allora ci penso io. Allora, Idrovolo è un'associazione, noi siamo in una zona che era definita il polo aeronautico d'Italia, dove ci sono le aziende più aeronautiche più importanti, per cui Ermacchi, la ex SIAE Marchetti, la Gusta per gli elicotteri. Idrovolo è un'organizzazione nata da, probabilmente da Giuseppe Rivera, lui è un comandante pilota di Air Italia, che ha creato questa organizzazione che si propone, la finalità è quella di avvicinare le persone al mondo del volo in generale, per cui non solo il volo aereo. Abbiamo appena finito un corso sul patentino dei droni, che è stato gestito con una mappa mentale, e tra le nuove iniziative si propone, cioè diciamo che in questa organizzazione ci sono tecnici, piloti, appassionati di volo, gente che vola un po', io volo in parapendio, c'è gente che vola in aliante, vola in aereo, abbiamo valorizzato il drone, l'anno scorso è stata organizzata una manifestazione a favore delle organizzazioni di disabili con le mongolfiere, insomma tutto quello che riguarda il volo. Se vorrete poi iscrivervi, vi avvicinerete anche a distanza, perché ci saranno delle iniziative molto interessanti in cantiere per avvicinare piloti, addestratori, collaudatori con gli iscritti, per cui può essere una cosa molto interessante. Unbreakfast invece è un'organizzazione, è un'associazione di Milano che si occupa di cultura manageriale e si occupa di aiutare i manager che perdono lavoro a trovare quei canali, quegli agganci. Non è una società di ricerca e selezione, crea un network di persone che con quello che è una logica moderna di valorizzazione delle figure aiutano a reinserire le persone nel mondo del lavoro, però è specifica per il settore manageriale. Organizzano corsi, organizzano incontri, ci si trova al giovedì mattina in un bar di Milano. Ultimamente però, dopo l'evento negativo del Covid, ci si incontra online tutti i giovedì mattina con un caffè virtuale dove comunque ci si scambiano opinioni e si fa cultura manageriale. Quindi io ho presentato per loro e procediamo. Allora, io il corso l'ho organizzato in questo modo, per cui ripeto quello che stavo dicendo prima. Il 10 al 17, un'oretta e mezza, non deve essere una cosa pesante e noiosa. Questa sera ci focalizziamo su capire che cosa sono le mappe. La prossima volta sui comandi specifici o tutti quei trucchi e quelle cose che io ho imparato utilizzandole nei più svariati settori. Sono contento che ci siano anche delle persone giovani, dei bambini, perché le mappe vanno benissimo anche per i bambini, per studiare a scuola, per memorizzare e apprendere i concetti sia direttamente ma soprattutto a distanza, per cui se un bambino
segue, utilizza la mappa durante l'anno scolastico, alla fine dell'anno per lui sarà istintivo e immediato rivedere tutto quello che ha fatto di quella materia. Come ripeto, quindi queste due serate saranno guidate, e lo vedrete nello schermo, da questa mappa delle mappe, lo chiamiamo, no? Dove io ho indicato i concetti che vi aiuteranno, spero con incisività, a capire il valore e che cosa significa parlare di mappe mentali. Ma soprattutto ci sarà la seconda parte, che sarà quella forse un pochettino più interessante, la prossima volta, dove vedrete proprio i comandi. Sono cose che io non ho trovato, me le sono create io. L'avessi fatto, avessi trovato allora questo documento, avrei risparmiato tantissimo tempo, perché in questi anni, io da più di 10 anni che le utilizzo, mi sono costruito questa metodologia, che sicuramente vi andrà a vantaggio, perché avrete velocemente la possibilità di utilizzarle in modo molto efficace. Poi, siccome parlare di questa cosa può avere un significato così eterogeneo, che si rischia magari di focalizzarci su una cosa piuttosto che un'altra, allora credo che ognuno di voi abbia in mente, una volta capito di che cosa stiamo parlando, come poterla utilizzare. Io studio un libro, come la posso usare? Ho un certo tipo di attività, come la posso usare? Allora io vi darò, ho creato una casella di posta specifica, che daremo alla fine della serata, questa immagine, e quindi mi propongo non di fare una cosa finita lì. Se avrete bisogno, potremmo collegarci anche via Skype, o magari, insomma, anche perché poi magari si entra in un discorso di privacy, uno deve far vedere dei documenti e delle informazioni che non ha piacere di mettere in rete. Quindi un discorso diretto, spero non, se siamo oggi in 200, spero che non tutti i 200 non mi facciate questa domanda, se no farò solo questo lavoro, ma mi metterò d'impegno per farlo, in modo che vi darò i consigli specifici per quello che voi volete fare, senza generalizzare troppo. Per cui direi che voglio dare un taglio molto operativo, io sono un operation manager, per cui un taglio proprio molto operativo al corso e al beneficio che mi auguro voi abbiate da questo corso, da queste nozioni. Allora, io apro direttamente quello che voi otterrete. Questa è la famosa mappa delle mappe, che farà da guida a questa serata. Allora, iniziamo innanzitutto aprendo questo. Quindi il programma si chiama FreeMind. Vi consiglio di scaricarlo da Softonic. Softonic è un software che consente sempre di scaricare programmi avendo la certezza di non poter portare quel programma anche dei virus. E ripeto, va scaricato Java nell'ultima versione. Se non funziona, perché noi abbiamo verificato durante il corso dei droni che alcune persone non facevano fatica, riscaricate Java. È importante una cosa, verificate prima se il vostro computer è un 32 bit o un 64 bit, e scaricate Java per 32 bit o per 64 bit. Ho visto che chi ha il Mac non riesce a utilizzare FreeMind, purtroppo, nel senso che si continua a bloccare. Provate a guardare, se trovate, al limite poi scrivete poi in questa email, cercheremo di aiutarvi di capire se esiste un FreeMind per il Mac. Non so per l'iPad, quindi lo dovete verificare voi. Quindi questa era la premessa per poter partire con questa serata. Potete anche non prendere appunti, perché tutto quello che vedete qui ve lo troverete poi quando scaricherete questo programma. Cosa sono le mappe mentali? Allora, le mappe mentali sono uno strumento potentissimo, ma vi assicuro che è potentissimo, che vi consente di
focalizzare, di memorizzare, di concentrare tantissime informazioni in pochissimo spazio. Allora, le mappe sono state inventate da uno psicologo inglese che è morto lo scorso anno, si chiamava Tony Buzan. Tony Buzan, che cosa ha scoperto? E qui e poi è già un primo passo per farvi capire il ragionamento che sta dietro le mappe. Se voi guardate una cellula umana, io ho preso da Google un'immagine, è più o meno questa. Però la mente umana non è fatta di cellule, la mente umana è fatta di neuroni e il neurone è questo. Se voi vedete l'immagine, se voi vedete l'immagine di una mappa mentale, vi rendete subito conto perché questo Tony Buzan ha creato la mappa mentale così. Il neurone è composto da una cellula centrale da cui si diramano delle piccole ramificazioni a uncino che vanno a bloccare ciò che noi memorizziamo quando noi facciamo un qualcosa. Lui ha intuito che, e in effetti funziona perché tantissime persone, tranne chi ha inizialmente magari un piccolo rifiuto mentale, ma adesso vediamo di aiutarlo a sbloccarlo, lui ha capito che il cervello umano non può lavorare in modo lineare. In effetti, quando si studia in modo, chiamiamolo mnemonico, quasi con un mantra, no? A ripetere sempre lo stesso concetto, oppure a scrivere la parolina. La mente umana, siccome il cervello è fatto di due parti, una parte razionale, che è la parte sinistra, e una parte, chiamiamola più di fantasia, che è la parte destra. Quando noi studiamo nel modo classico, ripetitivo, nel ripetere i concetti, utilizziamo solo la parte sinistra. Ma c'è un problema, perché la parte destra si oppone. E in effetti, quando si sta studiando in questo modo, nel nostro cervello continuano a entrare, come normale, tanti altri pensieri, magari cosa faccio domani. Il vantaggio della mappa mentale è che fa lavorare il cervello da tutti e due i punti di vista, per cui lavora sia la parte sinistra del cervello, sia la parte destra. E come lavorano? Lavorano per il semplice motivo che la parte sinistra fissa, memorizza i concetti, così come studiereste un libro in modo normale. La parte destra la andiamo a stimolare noi. Questa è una mappa mentale che adesso vi spiego bene come funziona. Come vedete, la mappa mentale ha un qualcosa di particolare. Non fermatevi sui contenuti, guardatela. È fatta di colori, è fatta di immagini. Queste cose sono fondamentali e determinanti per far sì che voi riusciate a stimolare quella parte destra del vostro cervello. La prima volta che ho visto le mappe mentali, le ho viste seguendo un corso online, anche un corso economico, nel quale spiegavano, diciamo, una decina di tecniche di memorizzazione. Non vi sto raccontando una bugia. Io di tutte, quando ho visto la mappa mentale, ho girato, cioè a metà del filmato non ho seguito, perché ho detto, figurate se io sto qua a scrivere i disegnini e a fare queste cose. Per fortuna poi l'ho rivista e, pur avendo la stessa emozione, la cosa importante è stato che alla fine, all'ultima immagine, alla fine di questo capitolo, questa docente ha fatto vedere una mappa mentale creata con un software. E io, quando ho scaricato casualmente FreeMind, questo è per la differenza tra una mappa. Per me mi si è illuminato il mondo, perché io, che sono abituato a fare procedure, utilizzavo sempre Excel, io detesto Word,
ho una mente molto schematica. Per cui utilizzavo Excel e per ogni riga andavo a scrivere tutti i contenuti e poi scrivevo in eretto alcune cose e mi aiutava molto. Però poi non riuscivo mai ad avere un quadro della situazione. Appena ho visto un esempio di mappa mentale ho detto, ma cavolo, ma è una bacchetta magica. In effetti questo è un esempio di mappa mentale che io ho creato, che non divulgherò. Troverete nel corso, ma no, i contenuti non li divulgherò per ragioni di privacy, perché ci sono moltissime cose anche riservate all'interno. Però questo è una mappa mentale che io ho creato per come trovare o come cambiare lavoro oggi, che non è più il come cambiare. È un lavoro, per esempio, che con Unbreakfast stiamo facendo molto in profondità, no? Oggi cambiare lavoro non basta dire faccio un curriculum, lo mando. Oggi c'è un modo nuovo, ma non solo a livello manageriale, a tutti i livelli. Quindi io qui ho messo tutte le componenti che oggi dovrebbero intervenire. Chiaramente poi cliccando, adesso questa è un'immagine, non è la mappa vera, cliccando ognuno di queste voci io vado ad aprire tutto quello che sta al di sotto di questa mappa. Però potete subito notare una serie di cose. Per esempio, ho usato tantissimi colori, dove possibile non ho utilizzato la parola, ma ho utilizzato un simbolo che immediatamente mi aiuta ad andare a quel concetto, per cui LinkedIn, subito tutti sanno che questo è il simbolo di LinkedIn, come lo è di Facebook, come lo è di Instagram. L'avrei potuto fare di altre cose. E molte altre cose che, per esempio, di cui non parleremo questa sera, ma che parleremo molto nel dettaglio e che vedrete sono cose illuminanti che vi aiuteranno tantissimo in breve tempo a costruire la vostra mappa mentale. Come abbiamo detto, il cervello umano lavora in questo modo, quindi con la parte sinistra e con la parte destra. La mappa mentale va costruita, cioè ognuno se la deve costruire. Per quello che ho preferito non lasciare la cosa così, perché sennò si rischia di fare un lavoro sterile, ma di permettere a chi ha una specifica problematica di scambiare con me delle informazioni, perché io lo posso immediatamente, alla luce di 10 anni di esperienza, indirizzare su come costruire la mappa. Perché la mappa ognuno se la deve costruire. Io posso darvi anche una mappa delle mie. Chiaramente questi contenuti non cambieranno, però per esempio, che ne so, Paola, faccio un esempio di nome a caso, a lei il verde dà fastidio e quindi lei non userebbe il verde, oppure preferirebbe non... Cioè voglio dire, siccome noi dobbiamo andare a stimolare il nostro cervello e siccome la mappa è vostra, questo concetto di questi cosiddetti visual, ovvero quelle cose visivamente che vi permettono di fissare nella vostra mente un vero e proprio ancoraggio, ve lo dovete fare voi. Per il semplice motivo che se io adesso chiudessi questa immagine e vi dicessi ma l'immagine di Facebook era sopra o era sotto, voi subito mi sapreste dire è sotto, perché il vostro cervello, il cervello lavora più per immagini che non per contenuti. Per cui tanto più voi aiuterete il vostro cervello a focalizzare i concetti e a radicarli da questo punto di vista, qui i visual sono determinanti, tanto più voi sarete in grado di memorizzare e di ricostruire questi concetti anche a distanza di lungo tempo. Allora, se vado troppo in fretta, ditemelo, magari fatemi delle domande. Allora, quali sono i vantaggi fondamentali delle mappe? Tutto su un foglio. La cosa eccezionale è che voi non dovete andare, e poi vedrete, vi dirò delle cose la prossima volta che vi lasceranno stupiti. A me, io non, me le sono dovute scoprire da solo perché non ci sono corsi che spiegano chiaramente queste cose. Però
voi con un unico foglio che si allarga a matrice avrete tutto ciò che voi volete mettere ed è infinita la potenzialità di inserire cose in una mappa mentale. Poi voi potete ogni volta, se avete già capito, se voi avete già memorizzato certi concetti, quando voi andrete a rileggere la mappa, non servirà che andrete a riaprirvi tutti i livelli, no? Su una cosa, però voi nel momento in cui avete un'immagine completa di quali sono le tematiche di un certo tipo di problema, per voi sarà facilissimo saltare. Adesso vi farò vedere degli esempi che vi lasceranno anche un po' a bocca aperta, per dire. Chiaro che in questo momento potrebbe per molti sembrare ancora un ragionamento astratto, però per esempio, per aiutarvi, io utilizzo le mappe per tutti. Io l'ho fatto in questo caso, come cambiare lavoro? L'ho fatto per lo studio del brevetto dei droni, dove ho preso dei testi di libri, li ho portati in una mappa perché io mi stufo, mi annoio a leggere tante pagine, dove vado a prendere questo concetto, a che pagina ero, vado all'indice. Non serve. Qui, una volta che l'avete costruito, voi avete subito immediatamente chiaro dove avete messo quel concetto e potete saltare da un concetto all'altro con una velocità immediata, basta un click. Costa un attimino la creazione di questa mappa, io vi aiuterò a capire come abbreviare questo lavoro, però vi assicuro che se anche voi non usate la mappa per 6 mesi e la riaprite, a differenza di un libro, a differenza di un testo, dove dovreste ritornare piano piano, qui avrete subito chiaro tutto quello che voi avete. Per cui quel lavoro che siete andati a fare vi tornerà con un'utilità che non avete neanche un'immaginazione. Statisticamente è dimostrato che quando voi avete fatto una mappa, perché la mappa la dovete creare magari soprattutto se avete la possibilità di studiare su un libro che è in PDF o in Word o in Excel, dove si può fare copia e incolla, per cui i termini importanti ve li copiate, ve li spiegherò la prossima volta direttamente all'interno della mappa. Quando voi avete finito la mappa, statisticamente il 60%, oltre il 60% di tutto l'argomento voi l'avete già imparato, perché mentre voi la costruite non vi rendete conto, vi sembra un lavoro, ma è uno studio che non va via, perché voi immediatamente quando la riaprirete sarà per voi intuitivo e facile andare subito a vedere quel tipo di problema o eventualmente saltare a un qualcos'altro, perché avrete comunque, come dice questo punto, tutto su un foglio. Il secondo vantaggio che aiuta il cervello, come vi dicevo, è che tutto, che il cervello focalizza molto di più l'immagine che i concetti. Quindi tanto più voi utilizzerete, e vi spiegherò come facilmente la prossima volta, inserirete delle immagini, tanto più voi sarete facilitati nel far sì che il vostro cervello memorizzi quel concetto. L'importante è utilizzare dei concetti sintetici, cioè non copiare un capitolo qui dentro. Anch'io a volte lo faccio ed è sbagliato. Nella mappa dovete cercare di metterci, per esempio, vi faccio un esempio che poi magari approfondiremo la prossima volta. Volete studiare un libro? Vi piace un libro? Lo volete memorizzare? Qui ci metterete il titolo e qui metterete i capitoli, quelli che ha indicato l'autore, per cui i capitoli paro paro quello che ha indicato l'autore, senza neanche dimenticarne uno. Poi supponiamo che questo libro abbia dei sottocapitoli, va bene. Allora per ogni capitolo aprirete le cellette per creare i sottocapitoli. A questo punto
il lavoro è vostro, perché non è che potete scrivere tutto il libro, sennò cosa serve la mappa? Non servirebbe a nulla, no? Allora, il concetto è questo. Per ogni sottocapitolo, che normalmente è una pagina, mezza pagina, andate a estrapolare quelle parole che si chiamano parole chiave, quei brevi concetti o quella frase che vi sta a descrivere tutto quel sottocapitolo. Quando voi avrete finito di fare questo lavoro, uno dice, ma cavolo, che lavoro lungo. No, quello non è un lavoro lungo, perché quello vi consente, quando avrete finito, voi avrete già chiaro tutto il libro. Lo avrete già nella mente. Magari non ricorderete esattamente un termine, un concetto. Per esempio, io uso sempre, perché mi aiuta molto, creare un capitolo dove metto tutti i termini e le definizioni che ci sono dentro nell'argomento, in modo che ce li ho tutti sempre in un unico punto. Questo è un po' la mia estrazione nel fare le procedure in azienda, però vi assicuro che è utilissimo. Se voi create tutti i termini un po' particolari, magari in inglese, magari che si fa fatica a ricordare, anche se fosse un libro culturale, un libro di un altro tipo, vi aiuterà sempre a fare questa, ad avere sempre la possibilità immediatamente non dire dove l'avevo letta quella parola, devo perdere tempo, devo deconcentrarmi per andare a riprendere quel concetto. Se voi terrete aperto questo piccolo capitoletto, per voi sarà sempre utile utilissimo avere un filo conduttore che vi lega. Ecco, un altro aspetto importante è che le mappe danno subito la visione del tutto. Cioè, non è come un libro, non è un... Allora, vi faccio vedere una cosa, se aspettate un secondo, impressionante. Allora, questo... Aspettate, che adesso si apre. Questo, tradotto dalla Lewis, è... il diritto, il codice civile cinese. Sono 127 pagine che parla della storia delle varie dinastie cinesi e quant'altro. Se anche foste un esperto in diritto, voi direste, ma cavolo, quanto devo studiare, quanti evidenziatori devo sprecare per evidenziare una parola? Allora, guardate invece che cosa sono stati capaci di fare. Purtroppo non si può avere in una... Scusate, in una... No, non è questo, scusate. Eccolo qua. Non si può avere in un'unica immagine perché era molto lungo. Questo è il diritto cinese fatto con una mappa mentale. Quello è lo stesso documento. Guardate come è molto più intuitivo, cioè qui non dovete andare a leggervi le pagine. Adesso sono tagliati perché ho dovuto fare più Word, no? È una specie di serpente, però per ogni punto va a concatenarsi con dei sottopunti che a loro volta andranno... Allora uno con solo questa immagine, che è una pagina di Word, tu hai davanti a te tutto quel documento di 127 pagine. Chiaramente te lo devi studiare lo stesso, non è che non puoi studiarlo, però nel momento in cui tu puoi andare per ogni singolo capitolo a vederti, perché chiaramente sotto questa parola, per esempio Juridical Act, se tu vai a cliccare si apriranno dei concetti, si apriranno delle descrizioni anche se sintetiche. Però voi ditemi la differenza nel vedere questo documento freddo, sterile e di difficilissima comprensione, perché se anche io vi dicessi mettimi solo i capitoli e i sottocapitoli, tu non saresti capace di avere un'immagine così facile, così intuitiva, così bella come questo, per me è un genio, quello che ha creato questa speciale mappa che consente di vedere tutti questi concetti in un unico e solo punto con un'unica immagine. Ve ne faccio vedere un'altra, tanto per farvi vedere.
Claudio, ti devo fermare un secondo perché ho una schermata grigia di fronte alla mappa. Non so Scusa? di cosa si tratta, credo che sia la chat, il Q&A, qualcosa del genere. La togli tu? E non riesco, è proprio un riquadro grigio di fronte alla mappa, cioè di fronte al tutto, non so di che cosa si tratti. Perché io non vedo niente, io vedo solo, cioè non vedete la mappa adesso? Vediamo la mappa, ma c'è davanti un riquadro grigio che non so che cosa sia. Io non lo vedo però. E adesso vedete sempre il riquadro grigio? Prova a scollegare lo schermo e a ricollegarlo. Va bene, allora. Dunque, aspetta. Alessandro dice: il riquadro grigio è quello che dobbiamo vedere. Stanno arrivando decine di messaggi dietro. Riproviamo, riproviamo, non c'è problema. Proviamo di nuovo, vediamo se adesso funziona. Adesso? Adesso vediamo un video YouTube. Vedete la cosa con Covid? Sì, è uno screen di Esatto, YouTube. questa è un'altra mappa. Poi se, dopo torniamo a quella di prima. Questa è un'altra mappa creata dal VTO che mi ha passato Giuseppe, in cui ci sono tutte le concatenazioni dal punto di vista economico e sociale del Covid con i vari paesi e le varie aree geografiche del mondo. Voi immaginate una cosa di questo tipo scritta? È una Treccani, è un libro. Guardate voi invece anche questo che è una mappa molto speciale, non sono le mappe che vi farò vedere io, però per farvi capire qual è la potenza, perché voi se solo guardate questa mappa per 10 minuti sarete, anche se io ve la chiudo, sarete sicuramente in grado di ricordarvi dove alcuni concetti sono espressi. Per cui se l'Europa l'avete vista a destra o a sinistra, perché la vostra mente fotograferà quell'immagine. Torniamo allora a quello di prima. Quindi questo, come dicevo, è il codice civile cinese fatto di 127 pagine, quindi una cosa, un mattone, insomma, fondamentalmente. E questa invece è la mappa che ha unito tutti gli argomenti in un'unica immagine. Quindi voi stessi siete in grado di capire quando riuscirete. Non sono queste le mappe che farete voi. Questi sono esempi molto forti che vi porto per forzare il vostro interesse sull'utilizzo delle mappe, che vi ripeto, i comandi che vedremo la prossima volta sicuramente sarete molto stimolati. Per esempio, dal punto di vista formativo, io sono impegnato quasi tutto il giorno perché i webinar erano quasi inesistenti in Italia, ormai non c'è società, non c'è organizzazione che non fa un webinar. Tutti questi concetti rischiamo di prenderli. Bello, abbiamo sentito delle cose interessanti, poi bisognerebbe perderci un'altra ora per risentirli, per rivederli, riaprire le slide. Se voi prendete una serie di appunti, oppure come vi spiegherò la prossima volta, ci saranno anche delle vie molto più brevi, avrete la possibilità di salvare in un unico posto tutti questi contenuti. Per cui la parte audio, per cui la parte video, per cui le slide, per cui i vostri appunti, per cui delle immagini. Tutto in un unico punto. Quando voi tornerete a parlare di quell'argomento, sarà molto facile per voi andare a, chiaramente dopo che avrete riordinato questi concetti, ma non sarà un lavoro molto lungo, a capire nel dettaglio i principi e i concetti che vi sono stati trasmessi con questo webinar. Torniamo. Quindi un altro punto importantissimo, come vi dicevo, è che se si riprendono i concetti dopo un certo lasso di tempo, anche lungo,
Io ho fatto mappe, io volo in parapendio anche su come si fanno certi voli in parapendio, certe tecniche di volo, che prima mi scrivevo, ripeto, in Excel, mettendoci delle immagini, mettendoci altre cose, magari è da tempo che non volo, do un'occhiata a questo documento e subito mi vengono alla mente, mi si radicano subito cose che magari con il tempo ho perso. Si focalizzano molto i cosiddetti ancoraggi mentali. Gli ancoraggi mentali sono quelle cose che sono anche detti anche come riflesso incondizionato, no? Sono quelle cose che tu a cui non pensi, però magari vedi quell'oggetto che non vedi da tempo e subito ti aggancia a un qualcosa che tu hai fatto. Per esempio, io faccio un esempio che può essere banale, non lo so perché, io per esempio in mountain bike, quando scendo da una montagna e c'è un albero, io ogni volta che passo di lì mi viene in mente una persona che io non vedo da anni, però sono questi i radicamenti, le mappe mentali Claudio, che... sei fermo alla slide con la mappa del Covid, Non vedete questo? eh? Vediamo la mappa del Covid. E come mai io lo vedo invece? Provo di nuovo a uscire. Probabilmente hai messo in condivisione semplicemente la schermata che contiene la mappa del Covid. Allora, aspetta, allora. Provo a uscire. No, perché io non ho condiviso. Io il mio video lo sto facendo. Adesso cosa vedete? Vediamo sempre la mappa del Covid, perché tu hai messo in condivisione semplicemente la schermata che conteneva la mappa del Covid, per cui noi vediamo anche quella, anche se tu di Ah, torno potevi farlo. scusate, scusate. Allora, rifacciamo. Quindi come faccio a non... Ah, beh, aspetta, allora facciamo così. Se condividi tutto lo schermo, se fai share screen, puoi selezionare di condividere l'intero schermo. La mappa dove è? No, scusa. Così hai condiviso semplicemente la schermata di, non mi ricordo come si chiama. Ma adesso la mappa la vedete? No, hai condiviso semplicemente una schermata di Windows. Allora, Devi, quando fai share screen, ti fa selezionare se guardare un intero desktop o guardare una singola schermata. adesso la vedete la mappa? Adesso vediamo una mappa, sì. Allora rimaniamo su questo. Con i vantaggi delle mappe, tutto su un foglio, Esatto. focalizzare Allora l'immagine. ritorniamo, scusate per questo inconveniente tecnico. Quindi ripartiamo da questo concetto, tutto su un foglio. Quindi voi avete tutti gli argomenti e tutto quello che sta sotto ogni singola celletta in un unico posto. Non dovete andare a cercare in altri posti nulla, perché l'avrete messo tutto qui. Le immagini, ve lo spiegherò la prossima volta, che non volete mettere direttamente qui, potrete facilmente con un piccolo comando andare a riprendere anche se le avete archiviate da un'altra parte, così come un audio, così come un filmato, qualsiasi altra cosa. Ma questo lo vedremo nel dettaglio la prossima volta. Quindi focalizzano l'immagine, per cui, come ripeto, i colori, le immagini, i simboli aiutano la vostra mente a memorizzare i concetti e a radicarli all'interno molto più di quello che voi fareste studiando in modo ripetitivo i concetti in modo tradizionale, insomma, come studiamo un po' tutti. Utilizzare le sintesi, quindi cercare di non dilungarsi troppo sui concetti, ma scrivere spesso in molti libri, per esempio, trovate alla fine di ogni capitolo. L'autore fa una piccola descrizione, metteteci quella, non andate a scrivere. Poi, se volete focalizzare qualcos'altro in più, va bene, però mettete magari subito solo quello e vi aiuterà a ripercorrere tutto quello che è il contenuto in modo veramente veloce. Le mappe danno una visione del tutto, perché voi qui avete tutto, non dovete andare da nessun'altra parte a cercare su un indice. A cercare le pagine, qui
qui subito avrete la possibilità di vedere tutti quelli che sono i concetti che volevate esprimere o salvaguardare. Se si riprendono le mappe dopo un certo periodo di tempo, anche lungo, si ha velocemente e intuitivamente e istantaneamente subito si riesce a riprendere ciò che avevamo studiato, ciò che avevamo scritto nelle mappe, ma veramente con facilità. Magari chiaramente non è che solo stando al primo livello, magari aprirete il capitolo su cui volete riapprofondire il discorso e chiaramente troverete al di sotto tutto quello che voi avevate indicato. Ripeto quel concetto che stavo dicendo prima, focalizzano molto gli ancoraggi mentali, ovvero quelle cose quasi naturali che la vostra mente radica senza che voi, un po' come quando si guida, no? Che uno cambia la marcia senza neanche pensare. La stessa cosa, per quello che la mappa va creata da sé, perché in tutti i corsi di memoria dicono che più si utilizzano delle immagini forti, ma forti vuol dire anche forti, anche volgari, più la vostra mente, nel momento in cui rivedrà quell'immagine, sarà immediatamente portata a ricordare il concetto che c'è di fianco. Quindi tanto più uno utilizza le cose che lui ritiene, per questo è un discorso molto soggettivo, utili per se stesso, tanto più la mappa avrà un valore forte, intrinseco per lui, per cui parliamo di quei colori che a lui danno degli stimoli o di quelle immagini che a lui danno quei concetti, perché sono cose che si sceglie lui. Utilizzare molto le parole chiave, quindi cercare di non dilungarsi nei capitoli. Poi la prossima volta spiegherò come poter ridurre lo spazio dei capitoli in modo da obbligarvi a sintetizzare con parole chiare, le più sintetiche possibile, magari mettendole in eretto, si possono cambiare i caratteri, le dimensioni e quant'altro, però cercare di utilizzare delle parole chiave che vi aiutano a riportare dal vostro cervello quel concetto che lui ha memorizzato. E poi, ripeto quello che dicevo prima, la mappa stimola tutte e due, il lavoro di tutte e due le parti del vostro cervello, per cui mentre scrivete, mentre leggete, utilizzate la parte sinistra, mentre il vostro cervello vede quella cosa nei colori o con quelle immagini, utilizzate la parte destra e vi accorgerete che mentre fate la mappa non vi distraete. Questa è una cosa veramente interessante, perché è difficile poi distrarsi, perché in quel momento lì tutto il cervello si focalizza su quello che fate. Ci sono delle domande, Stefano, oppure vado avanti? In questo momento Fabio scrive, non vorrei anticipare la questione, ma come si possono prendere appunti usando un software elaborato o la mappa si costruisce a posteriori per riordinare le idee? Allora, io per esempio, è un lavoro pesante, però è, ripeto, paga. Se anche c'è un webinar, io mi scrivo tutte le parole che importanti, che se non è abbinato magari a una slide che sintetizza bene quel concetto, però non la, cioè questo lavoro dei colori e lo faccio in un secondo momento. Prima scrivo tutti i concetti, ma li butto giù proprio, non guardo neanche la forma se sbaglio, in modo che tutti i punti che devo cercare di mettere nella mappa li vado a scrivere. Poi li riordino, che è facilissimo, perché lo spostamento delle cellette avviene solo per trascinamento, per cui non serve fare copia e incolla. È facile muovere tutte queste celle o tutti i contenuti in un modo velocissimo. E poi alla fine, una volta che ho creato quello che è la mappa,
Francamente, se faccio degli errori formali non mi interessa, se scrivo delle cose doppie, cioè non sto lì a guardare. A me che mi interessa è acquisire i concetti. Allora vado a creare queste nuvolette, allora vado a metterci i colori, allora lì focalizzo proprio in modo che quella è la parte però finale. Prima vado a scrivere le cose. Per quello che quando voi avete fatto la mappa, ripeto, non state a guardare la forma tante volte. Per quello che si parla di parole chiave, cercate di focalizzare i concetti. Quando voi l'avete finita, sicuramente voi il 60% dell'argomento l'avete capito. Se voi leggete un testo di un argomento, di una cosa che vi interessa, voi il 60% non l'avete memorizzato. Ma è dimostrato scientificamente. Questa è la potenza di questi strumenti qui, che all'inizio sembrano un pochettino difficili da utilizzare, ma tanto più sono complesse e variegate le problematiche, tanto più ne avrete beneficio. Chiaramente, se io devo fare una cosa semplice, non ha senso mettersi a perdere tempo. Per me, io lo faccio lo stesso, perché per me è una droga, io qualsiasi cosa che faccio la metto in una mappa. Ma perché? Perché una volta che l'ho memorizzata sta mappa e me la vado ad aprire anche dopo un anno, io quel concetto me lo ritrovo bomba in un secondo. Ci metto un attimo di più adesso, però poi ne avrò sempre un vantaggio. Però sicuramente le mappe sono fatte per problematiche complesse oppure per problematiche che hanno tanti sottoproblemi, no? Tanti risvolti, e vi aiutano molto. C'è anche il vantaggio che le mappe possono essere collegate tra di loro, per cui se voi fate, per esempio, io avrei potuto benissimo fare di ognuna di queste una mappa e non metterle tutte insieme, perché magari un argomento è molto complesso. Però vi spiegherò poi la prossima volta, con un piccolo click le due mappe si andranno a concatenare, per cui voi in questo punto qui, con un piccolo click, salterete direttamente all'altra mappa e avrete la possibilità di andare a rivedere e a rileggere quegli argomenti. Ed è una cosa molto intuitiva e molto facile da fare, non è una cosa complicata. Vado avanti, Stefano, oppure c'è qualcosa, qualche chiarimento? Vai pure avanti in questo momento. Certo. Quando sarebbe la prossima volta, chiede mercoledì prossimo, Natalia. Esatto. Allora, cominciamo a entrare un pochettino sul tecnico, nel senso di quello che è l'operatività della mappa. Allora, la mappa parte, e voi vedete dove c'è scritto FreeMind, normalmente va scritto l'argomento, il nome, il libro che voi volete creare. Poi la mappa è composta da una serie di componenti che io qua vi ho indicato, che sono i nodi. Quindi sotto la mappa voi avrete dei nodi, che poi torniamo su un attimo, sono questi, no? Quindi questi sono cosiddetti nodo padre, ovvero questo è il centro della mappa. La mappa avrà tanti nodi padre, quindi sono tutti gli argomenti principali che voi volete inserire in questa mappa per andare a sviluppare il concetto centrale della mappa stessa. Per cui in questo caso FreeMind potrebbe essere, che ne so, in questo caso il nodo centrale è come trovare lavoro o come cambiare lavoro, e per esempio io ho messo questo nodo padre che si chiama nuove tecnologie di selezione. Quindi oppure Instagram, oppure il nodo padre è Facebook, cioè sono gli argomenti principali e importanti che voi andrete a sviluppare. La radice, la linea che collega un nodo con un altro, perché il nodo centrale
legato al nodo figlio, al nodo padre, scusate, quindi il primo livello, si chiama bordo. Questo bordo, come vedete per esempio in questa mappa, può essere colorato, oppure poi vi farò vedere la prossima volta, può essere reso molto marcato, molto grosso, e tutto questo aiuta a sviluppare il ragionamento. Sotto al nodo padre voi andrete a creare x nodi che chiameremo nodo figlio, o nodo nipote, nodo pronipote. Quindi da questo argomento voi andrete a sviluppare tutto quello che potrebbe essere, come dicevamo prima, per un libro, questo è il capitolo, quindi avremo, che ne so, 20 capitoli. I nodi figli saranno i sottocapitoli. Quindi via via che voi andate a creare dei nodi, praticamente è una radice che si va ad ampliare, perché da un nodo centrale avremo x nodi figli, nodi padre, scusate. Poi da questo livello avremo per ognuno di loro x nodi figlio, e per ogni nodo figlio, questo perché? Perché consente di concatenare i concetti come lo decidete voi. Per questo che la mappa è soggettiva. Magari io mi fermerei a un nodo figlio, perché ritengo che i concetti fondamentalmente ce li ho nella mente e non mi serve andare a sviluppare. Per un altro magari è importante invece crearne uno più sotto, che va magari a riportare una, o a fare copia e incolla di un concetto che ha trovato in un libro, che lo aiuta a memorizzare meglio quella cosa. Quindi qui entriamo già nel campo soggettivo, quindi quanti livelli, che tipologia di ramificazione e quant'altro, dipende dal lavoro che dovete fare, ma dipende da voi, e quindi questo lo dovete stabilire voi. In questo momento io vi dico solo gli elementi. Quando il nodo non ha questo pallino, voi vedete qui c'è un pallino, come in questo caso non c'è il pallino, vuol dire che il nodo è finito, vuol dire che sotto questo livello non c'è nulla. Quando voi vedete il pallino, vuol dire che sotto c'è dell'altro, per cui basterà fare un doppio clic e vi si apriranno, oppure, vi spiegherò la prossima volta, ci sono questi comandi che consentono, schiacciando un più o un meno, di vedere tutto aperta la mappa, tutta chiusa, oppure aprire livello per livello, insomma. Sono comandi che vi facilitano a muovervi all'interno della mappa. Quindi fondamentalmente la mappa è composta da queste cose. La mappa ha una serie di comandi che, su cui magari non ci fermiamo questa sera per non confondervi, sia a livello di software, quindi qua in alto, quindi come Excel, come Office per dire, oppure ha già una serie di comandi che, se non vado errato, questi non sono modificabili, che sono già predefiniti, che sono i comandi principali che voi utilizzerete, per cui per il salvataggio, per creare dei nodi, per cambiare il font, per cambiare le dimensioni, per inserire queste nuvole, che vi aiutano, perché è vero che voi avete un nodo cosiddetto padre di un argomento, però almeno io ho trovato molto utile far sì che il nodo padre sia poi a sua volta contenga tutto quello che è sotto di lui in una nuvoletta. Qui c'è un comando. Voi potete inserire o disinserire questa nuvoletta. Vedete, per esempio, qua così. Però a me aiuta molto, perché a sua volta la nuvoletta può essere colorata di un colore molto particolare, come ho fatto, per esempio, qui sopra. Ah no, scusate, qua non l'ho fatto. Ah sì, no, queste sono le nuvole. Vedete, potete farla gialla, potete farla verde, potete lasciarla neutra, potete lasciarla di tutti i colori che volete. Però a me aiuta molto, perché rispetto al solo nodo, diciamo che la dimensione della nuvola è maggiore, per cui mi aiuta ancora di più
intuitivamente, senza neanche accorgermi, a vedere che sotto c'è un concetto più ampio, ma soprattutto perché utilizzando un certo tipo di colori, magari, che ne so, a uno piace una certa sequenza, no? Che può essere, non so, seguire sempre la stessa logica nei colori perché lo aiuta, che ne so, come la scala dell'arcobaleno, per esempio, o che ne so, uno si immagina, tra argomenti, mi immagino la bandiera d'Italia, per cui verde, bianca e rossa. Per cui se uno utilizza quel criterio lì, per lui quel criterio lo aiuta a memorizzare, si farà una nuvola verde, una neutra e una rossa, e quel concetto non gli va via più, perché gli rimane nella mente. Non te ne rendi conto, ma non deve essere un qualcosa che vai a forzare. Più naturali siamo, più queste cose rimarranno nella nostra mente. Ma soprattutto, ripeto, utilizzate le immagini, i cosiddetti visual, che non sono solo i colori. Dove potete, invece di scrivere la frase, poi la prossima volta vi farò vedere come fare l'uno e l'altro, per cui la frase con Paint, per esempio, potete prendere un'immagine da Google, se c'è un argomento, in questo caso webinar. Quindi io sotto qui ho degli agganci che mi consentono con un semplice clic di aprire su YouTube dei webinar, audio, video, oppure che io ho salvato. Ebbene, invece di webinar magari ci mettevo, che ne so, un computer, un'immagine di un computer o un'immagine di YouTube, ecco. Aiuta molto di più che non la parola webinar, quindi tanto più immagini utilizzerete con la vostra fantasia, come piace a voi, come volete voi, e tanto più la vostra mente radicherà con facilità i concetti. Ecco, tenete conto che una volta finita la mappa, con il semplice comando Ctrl F avrete una specie di motore di ricerca, per cui potrete, mettendo una parola, andare automaticamente a vedere all'interno della mappa quel tipo di concetto o quella parola in quale punto voi l'avete messo. Per cui anche se non vi ricordate dove avete, perché chiaramente poi le mappe diventano complesse, se io vi apro la mappa, non so, dei droni del corso, non ci sta in questa sala perché sarebbe così grande, ci saranno centinaia e centinaia di concetti, però memorizzati singolarmente, è chiaro che io poi magari mi dimentico dove ho messo, che ne so, dove si può volare, per dire. Scrivendo questa parola in questo motore di ricerca, voi andrete a trovarlo automaticamente e vi aprirà la mappa in tutti i punti dove voi avrete messo questo concetto. Ecco, poi qui entriamo nei comandi. Adesso non so se vogliamo vedere già queste cose questa sera, oppure c'è qualcuno che vuole fare delle domande, oppure non so, come volete che proceda. Se qualcuno ha delle domande o delle idee, se no io vado avanti nello spiegare come si creano. Quindi iniziamo con qualche comando. Claudio, ti chiedono di... Allora, innanzitutto avrei una domanda. Come potrebbe aiutare ad imparare una nuova lingua? Certo. E poi ti chiedevano se potevi rendere un po' più pratico gli esempi con qualcosa di tangibile. Sì. Invece di scrivere solamente, di comporre una mappa mentale facendo un po' un percorso. Parla con loro? Certo, per esempio, facciamone una allora, va bene. Allora. Allora. Questa è la mappa, se vedete qui c'è scritto mappa 1, quindi questa è la mappa che voi vi trovate. Vedete ancora? Perché io ho trovato, vedo un messaggio. Vedete bene? Perfetto, vai, vai, okay. Claudio. Allora, la mappa, gli daremo un titolo. Allora andiamo a dire, allora facciamo così, per esempio, allora, lingua inglese.
Io la farei così, eh. Quindi abbiamo dato il titolo alla mappa, magari. Allora, la prima cosa da fare è salvarla la mappa, perché se la salvate vi consente di utilizzare gli altri comandi. Se non utilizzate, se non la salvate subito, la mappa non ve li salva. Vi dico un'altra cosa. Tutto ciò che voi salvate a livello di immagine o comunque direttamente sulla mappa, la mappa va a concatenarsi con questi file da sola in qualsiasi posto voi abbiate salvato la mappa. Però se voi spostate qualsiasi cosa da quel posto, la mappa non legge più il concatenamento. Per cui il mio consiglio è sempre quello: prima di creare la mappa, createvi una cartella, date alla cartella il nome della mappa e poi salvate tutto in quella cartella. Alla fine del corso, come vi dicevo, vi arriverà questo corso, che è la mappa di prima, che è questa mappa FreeMind. Non vi arriverà che voi scaricherete da Rinascita Digitale, perché io ho già dato a loro tutti questi file. Non vi arriverà una cartella, ma ho visto che si scaricheranno i singoli file, per cui ci saranno una decina, una ventina di file tra immagini e questi copia e incolla che ho creato dei comandi, no? Voi metteteli tutti insieme in una mappa o metteteli dove volete, potete metterli anche sul desktop. L'importante è che siano tutti nello stesso posto. Anche con altri file non ha importanza, però si concatenano senza salvarli solo se sono uno insieme all'altro. Altrimenti, se voi li mettete per errore da un'altra parte, ciò che metterete dall'altra parte non sarà più concatenato. Per cui quando voi andrete ad aprire, per esempio, questa immagine, troverete una celletta vuota. Quindi il lavoro facile che dovete fare è solo di andare a riprendere questi file, metterli tutti nella stessa cartella e quindi vi ritroverete la mappa completa. Lingua inglese, per esempio, io farei, allora, ins è il comando che consente di creare i file. Poi varie cose, basta fare clic clic. Per esempio, cominciamo a dire, per esempio, gli articoli, io farei articoli, poi farei gli aggettivi. Adesso non so a che livello uno lo vuole fare, no? Oppure, per esempio, farei termini tecnici. Io non farei, siccome se sono stimolato a, oppure farei colori. Oppure farei le frasi utili in viaggio. Quindi io andrei, se ce l'ho, adesso non vorrei spaventarvi, ce l'ho per il cinese, visto che io lavoro in Cina, io queste cose lo faccio per la Cina, no? Perché a questo punto articoli, facciamo ins e cominciamo a crearci dei sottocapitoli. E qui andrete a mettere, non lo so, quelli che sono adesso non me ne vengono in mente, però so, aggettivi, facciamo ins, non so, per esempio, non so, facciamo bello, adesso potrei pensarci, no? Per esempio, brutto, forte. Questo potrebbe essere un modo, no? Per cui quando voi volete valorizzare, oppure frasi utili in un viaggio, per esempio, questa cosa, per esempio, potete metterlo insieme, oppure potete metterlo su due, no? Per cui, per esempio, avreste potuto scrivere, se volete esercitarvi, bello, lo scrivete qui, e beautiful, lo scrivete qui. Allora, quando voi lo chiudete,
E qui avrete scritto solamente, scusate. Bello. Allora, bello, beautiful. Se devo studiare, oppure viceversa, oppure solo beautiful e dall'altra parte bello. Per cui qua mi vedo solamente il termine in italiano e quando vado a schiacciare, se non me lo ricordo, schiacciando qui mi appare il termine in inglese. Le frasi di viaggio, per esempio, non so dove è la stazione, per esempio, farei, no? Qui ci metterei where is the station, per esempio, ok? Quindi voi tenete chiuso qua, quindi vi fate tutta una serie di frasi e quando lo studiate, chiaramente, oppure al contrario, ripeto, da inglese ad italiano, io la farei in questo modo. Questa è un'idea, poi magari parlandone come uno lo vuole utilizzare, io la farei in questo modo, per cui qua, frasi utili di viaggio, dov'è la stazione? Qui metterei dove è il ristorante? Che mezzi devo utilizzare per andare a Torino, per esempio, no? E poi ins, qui lo scrivo in inglese e via via. Quindi qui andate a mettere, adesso chiaramente ripeto, io la sto scrivendo un po' al volo, no? Però quali sono gli articoli, quelli che volete voi, colori, per esempio, rosso, verde, blu, giallo. Così avete la possibilità di vedere quello che voi volete. Quindi voi chiudete, come vi ho detto, quando vedete il pallino vuol dire che sotto c'è sempre un qualcosa. E quindi... Claudio, tu riesci a leggere la chat perché ti stanno facendo delle domande puntuali. No, ah, tipo, aspetta. Come si fanno quelle palline che cliccando sopra si aprono, piuttosto aspetta, che... Sì, no, aspetta un attimo, la chat... Aspetta un secondo, eccolo qua. Guarda, perché sono domande talmente puntuali che non devi continuo a interromperti io. Allora, la mia deformazione personale porta a desiderare un'interfaccia grafica altamente personalizzabile per rendere anche gradevole. È possibile fare ciò con FreeMind? Allora, FreeMind non è il top dei top da questo punto di vista. Intendevo la chat, è più che question and answer. Question and answer va bene, ok, leggere, ma ci sono poche. Nella chat Fabio, ci sono una serie di richieste puntuali. Ah, scusa. Le chat, allora, Q&A, queste? No. Quindi, dove hai letto prima? La chat invece... Non la vedo la chat. Perché non la vedo? Aspetta, allora, scusa. Dovrei uscire da... Dove che era? In alto, probabilmente dove c'hai i tre pallini, dove c'è scritto more, trovi sotto chat o comunque la trovi nella barra. Eccola qua. Ok, trovata. Share, no, disable, show name, hide video panel, hide. Non mi dà, chat, eccola qua, scusa. Scusate. Allora, andiamo... Sì, non c'è... Allora, per la... Partiamo dall'inizio, come si fa? Dunque andiamo su. Vai giù, parti da in fondo a salire, così almeno... Ah, va bene, andiamo sotto. Allora, bello illuminante, crea una mappa come esempio, ve l'ho messa. È possibile una grandezza dei nodi in funzione della loro importanza? Certamente, potete cambiare il carattere, la dimensione del carattere, quindi per esempio se io mi metto qui, carattere 20, guardate che roba. Oppure potete metterlo in grassetto, potete metterlo in corsivo, che io lo uso molto, a me piace.
Tendo a non... Allora, all'inizio facevo molto così. Lo svantaggio è che se poi tu sposti delle cose, ti tocca tutte le volte correggere. Per cui io suggerirei, se proprio sei sicuro, fallo alla fine. Io mi sono abituato a utilizzare molto il neretto e il corsivo o lo stampatello, ma non a cambiare le dimensioni. Però puoi cambiare, ripeto, dimensione e qui vedi che puoi cambiare anche il font. Quindi diciamo che comunque un certo livello di personalizzazione, se mi riallaccio alla questione della persona di prima, si può fare. Sicuramente esistono dei programmi anche a pagamento che hanno evidentemente delle funzioni molto più sofisticate. Per me non serve, perché ha delle potenzialità quella fare qua gratuitamente che sono incredibili. Quindi io dico che solo giocando con il font, con i colori, con le nuvole, qua fate quello che volete. Però se uno lo desidera, sicuramente può fare in rete, basta che fa una ricerca di questi strumenti, sicuramente trova il mondo, voglio dire. Poi, qualcuno si perde tra le nuvole e le nuvolette. Natalia, se magari ci porti un esempio di come la vuoi usare te, vediamo di aiutarti a venire giù anche a te dalle nuvolette e ti spieghiamo bene questa cosa qua. Per imparare a fare la lingua, io ho usato questo metodo, io farei così. Farei tutto quello che a me interesserebbe capire, interesserebbe imparare, la metterei nella prima casella in italiano e me lo scriverei. Poi farei un copia e incolla del vocabolario nella parte dopo e poi utilizzerei o i più o i meno che ci sono qua in alto e lo vedremo meglio la prossima volta, oppure cliccando sulla casellina che mi apre la casellina sotto e quindi poi chiudere e aprire e memorizzare in questo modo. Però se magari utilizzi anche i colori, utilizzi dei caratteri un po' particolari, magari bello, ci metti prima del bello, fai due caselle per dire, no? Tipo insert. Questa la mettiamo qui. Quindi qua ci metti qualcosa di bello. E poi ci metti la parola in inglese, sicuramente questo ti aiuterebbe molto. Per cui se qui ci metti un'immagine bella, che ne so, di qualcosa che a te piace molto, quello vi aiuta a memorizzare il concetto. Ripeto, il tempo ci vuole per fare una mappa. Non diventate pazzi le prime mappe, fatele come vi viene. Raggruppate gli argomenti, poi a distanza di tempo, io sto facendo così perché molte funzioni non le conoscevo, a distanza di tempo le sto rivedendo e le sto modificando pro domo mio. Per esempio, avevo usato dei settaggi sbagliati e che oggi ritengo inutile perdita di tempo, li sto rivedendo, semplificandoli, ma focalizzando i colori. Oppure sto concatenando tra loro più mappe. Fatelo, l'importante è che voi partite a fare qualche mappa di un argomento che vi interessa, di quello che voi volete approfondire bene. La prossima volta sarà di nuovo mercoledì alle 8:30 su questa rete. Poi, la mappa le posso costruire a posteriori. Posso fare una brutta mentre ascolto un intervento, un webinar? Certamente, sì. Io ti suggerisco di scrivere subito sulla mappa, perché tanto vale, mentre fai se lo stai ascoltando i webinar, no, magari è difficile, però se tu hai la possibilità, a volte per esempio i webinar non sono in diretta, sono registrati, allora ti consiglio non perdere tempo, stoppa, scrivi il concetto, fai ripartire. Quando senti una frase, un concetto che ti interessa, stoppa, lo scrivi. Se ritieni di avere già l'idea di in che livello inserire quella frase, fallo, non stare a diventare matto, se no scrivi tutto al primo livello. Poi vedrai che ti diventa facile mettere tutte le cose insieme, magari, ti dico, per assurdo anche in modo diverso dall'autore del webinar. Però
nel modo che più ti aiuta, ti è più familiare per memorizzare i concetti. Quindi puoi farlo quando vuoi la mappa. Sono fattibili anche per chi non è sintetico? Certo, benissimo. Ripeto, la sintesi aiuta a non perdersi, però soprattutto, ripeto, se voi per esempio dovete studiare un qualcosa che è già copiabile, tipo un file PDF, potete benissimo metterci lì il capitolo. Allora, meno ci mettete, questo è un mio consiglio, però ve lo fate anche, ve lo fate con il tempo, meno ci mettete come contenuti è più facile è assimilare i concetti. Però nell'ottica di avere tutto chiaro, per esempio nel corso dei droni io ho messo tutto, perché in quel caso lì bisognava spiegare agli altri, e quindi io gli altri non so a che livello di cultura aeronautica o tecnica erano. Se l'avessi fatto solo per me la mappa, l'avrei fatta in modo molto più semplice, perché molte cose per me sono scontate, essendo anche un perito aeronautico, per dire, quindi le basi tecniche le avevo già, non mi serviva fare, siccome questa l'abbiamo utilizzata come organizzazione per fare il corso agli altri, questo corso e anche nuovi corsi che stiamo aprendo, chiaramente in quel caso lì ho dovuto fare, mettere tutti i contenuti. Ripeto, è soggettivo, più sintetici siete, più, ma nulla vi vieta in un futuro, quando per esempio certi concetti li avrete assimilati, magari di andare a cancellare delle cose e al loro posto metterci una frase, siete liberi di fare quello che volete. Certo, è possibile visualizzare i collegamenti tra i rami. Non ho ben capito cosa vuoi dire, però per esempio, se io in questo caso, per esempio, allora, vedete, formato, scusate, mettiamola qui, eccolo qua, formato, questi, no, allora mettiamola qui, se no non riesco a toccare il comando. Allora, questo ramo si chiama bordo tecnicamente, quindi possiamo farlo blu, ok? Possiamo farlo, io uso molto questo marcato, quindi vedete come vengono marcati. Possiamo anche dargli una larghezza molto ampia, quindi, però per esempio se io questo ramo non lo voglio fare, voglio mantenere questo molto, molto forte, però quelli più a valle li voglio meno, per esempio, faccio così, quelli a valle, no, me li ha cambiati tutti, no, adesso dovrei trovare qual è il modo, però c'è sicuramente il modo, ah no, perché ho, scusate, era lo stile del bordo, colore del bordo, scusate, qua, formato, larghezza 8, bordo, quello del bordo. Allora, sono sicuro che, vediamo un po', se io questo formato, oh, può essere che mi sbagli, no? 1, ah, avete visto? Quindi questo è più forte, questo qui è meno forte, quindi voi lo potete ridurre a valle della celletta. Però più che la larghezza funziona molto il colore, per cui tanto più utilizzate, per esempio, io cerco, come avete visto nell'esempio prima, eccolo qua, vedete, magari cambio i colori e abbino i colori chiaramente al colore della nuvola, perché magari, cioè, non posso fare rosso questo e rosso la nuvola, perché sennò non vedrei più niente, cerco di andare sempre in contrasto e metterci un qualcosa che mi aiuti a essere un po' più, insomma, più è possibile visualizzare tra rami diversi? Sì, perché io questo ramo l'ho fatto blu, per esempio, scusate, se io questo ramo adesso lo voglio fare, porco cane, questo affare qui non si riesce a, perché non si, eccolo qua. Se io questo ramo lo voglio fare
colore bordo, faccio rosso, quindi vedete questo è blu, questo è rosso, quindi mi vado a posizionare sulla cella che mi va a determinare poi tutto il capitolo e cambierò il colore, in questo caso non so, formato, colore bordo, lo facciamo giallo, ok, e quindi voi avrete tutti i vari colori diversi. Cosa vuol dire siamo arrivati se si riprendono i concetti? Vabbè, se qualcuno me la rifà la domanda, lo schermo nero l'abbiamo rivisto. Qui c'erano un po' di lamentele giustamente perché non si vedeva bene. Vediamo se ci sono altre domande. Questo l'abbiamo risposto, per la lingua l'abbiamo risposto. Si possono creare su argomenti molto discorsivi, certo. Si possono creare, per esempio, su un libro che voi volete memorizzare, volete ricordare. No, io dico che non c'è limite a quello che uno può ricorrere per utilizzare la mappa. Il consiglio è partite a fare qualche mappa sulle cose che a voi piace, che voi vorreste memorizzare e che per voi sono importanti per così avere lo stimolo di dire come io la creo e come io vado a concatenare i concetti per far sì che poi mi possa ricordare quel libro o quell'argomento. Comunque non ha nessuna importanza l'argomento. L'argomento lo dovete decidere voi. Non c'è un criterio unico che va a definire per che cosa andrebbe. INS è il comando inserisci, che poi avrei spiegato dopo comunque, e consente quando voi avete voi siete posizionati su un nodo, se voi andate a schiacciare con il comando INS, insert, vi crea un nodo sotto, che a sua volta, se voi volete, una volta che avete questo, crearne uno parallelo, basta che fate doppio clic, oppure chiaramente potete anche utilizzare questa lampadina per fare invece che INS, oppure i comandi che ci sono nella mappa che vi dicono come creare il nodo figlio o un nodo cosiddetto fratello, cioè allo stesso livello. Psicologia didattica? Io credo di sì. Adesso, ripeto, io ho creato volutamente quella cosa di posta, magari ne possiamo parlare direttamente. Dovrei capire come sono o quali concetti tu hai, però psicologia di sicuro, perché secondo me, per esempio, io studio molto la PNL, studio molto la meditazione e mi sono creato delle mappe dove tutto il discorso della PNL, gli ancoraggi, tutti questi concetti sintetizzati me li sono messi in una mappa e che mi consente con un colpo d'occhio unico di andare a riagganciare quelle cose che a volte si tende poi a perdere, no? Che sono normali, oppure anche metto tutti insieme tra di loro gli esercizi che devo fare quando ho un certo tipo di stato d'animo, che magari trovi in un corso da una parte, in un altro webinar da un'altra, in un YouTube in un'altra. Se tu li metti tutti insieme nella stessa mappa, tu hai la fenomenale possibilità di vedere tutto in un unico punto e facilmente
agganciabile, per dire, tu potresti avere, tanto per fare questo esempio, che ne so, stato d'animo depresso, triste, scusate, bisogna fare doppio clic, depresso, oppure demotivato. Io farei così, no? Le mie mappe le ho fatte in questo modo. Per cui insert qui magari vado a fare copia e incolla di quello che... Oppure vado a fare addirittura uno screenshot e ci metto dentro l'immagine della cosa che devo fare, che ne so, devo guardare verso l'alto, insomma le solite cose che si usano in questi... Però sicuramente il comando inserisci è di... Io ho una tastiera cinese, per cui... Il mio computer non è italiano, però ce l'ho nella parte alta vicino ai comandi. Comunque si chiama o ins o insert. Però se usate, non ricordavo, la lampadina, qui, vedete, sopra nei comandi, fa la stessa funzione. Quindi vedete che via via vi va sotto. Per farne uno parallelo vi posizionate sopra, doppio clic, doppio clic. Doppio clic e poi qui lampadina, lampadina, lampadina. Quindi anche senza avere l'ins potete fare questo. Questo argomento abbiamo visto che possiamo evidenziarlo con questo come si chiama? Con questo bordo, e poi possiamo crearci una bella nuvola che a sua volta potremmo anche formato colore nuvola, farla gialla magari. Ok, ecco. Voi vedete che te la potete costruire come volete voi, fondamentalmente. Andiamo sotto. Si può avere la mappa del cinese? Sì, quella poi ne parliamo dopo, privatamente. Non ho capito come si fanno quelle palline che di cliccano sopra. No, la pallina non è che si crea, è che quando tu vai a cliccare qua, vai a chiudere... cioè quello che c'è a valle, che hai creato dopo. Il fatto che c'è una pallina ti dimostra che sotto di qui c'è dell'altro, per cui se tu ci clicchi sopra si riapre. Oppure puoi utilizzare questi più e meno, i più blu ti apre di un livello quello che stai facendo. Il meno ti apre ti chiude di un livello. Quelli grigi invece ti aprono tutti i livelli, quindi facendo il meno sul grigio ti chiude tutta la mappa, facendo il più te la apre tutta a tutti i livelli. Però attenzione che se la mappa è grossa diventa una roba mostruosa, per cui va usato. Non è detto che voi dovete mettervi per forza in centro, per cui se voi siete, vi posizionate qui, potete usare il meno per chiuderla tutta e il più per aprirla tutta. Per cui in funzione di voi dove siete, in questo caso non abbiamo, no? Però noi, se noi avessimo per esempio questa roba qua, poi qui avremmo, che ne so, qui, poi qui avremmo qui. Quindi se voi siete qui, con il meno chiudete tutto, con il più aprite tutto. Mentre se voi utilizzate questo qua, vedete che ne chiude uno per volta, e ne apre con il blu uno per volta. Questa è la differenza. Quindi il grigio apre tutto, chiude tutto, il blu apre un livello, chiude un livello. Scusate, io sono arrivato da poco. Volevo chiedere se questo genere di mappe si possono poi trasferire in un'interfaccia web, in un'applicazione. Certamente, lo vedremo la prossima volta. Potete esportare e importare web, sia concatenandoli oppure file esporta. La mappa può essere esportata in tutte queste flash, java, html, in un'immagine, in quello che volete. Quindi ci sarà poi la possibilità addirittura di costruirvi una pagina web di questa mappa e potete magari condividere con altri. Però sono le cose che magari vediamo un pochettino più nel dettaglio la prossima volta. È possibile visualizzare i collegamenti tra rami diversi. Non so cosa vuoi dire, magari se mi descrivi meglio così, oppure
Togliti l'audio e dillo. Emiliano, se ti togli il microfono puoi dirlo, così capiamo. L'audio non posso intervenire in audio. Ah, scusate, niente. Allora scrivilo meglio che così. I colori vi ho spiegato, voi dove vi posizionate. Allora, ripeto, vi faccio vedere la mappa di nuovo di prima. Voi troverete questa cosa qua, che vi dice che questo è un nodo, che questo si chiama bordo, che questa si chiama nuvola, che questa si chiama icona, ok? E quindi nella mappa che stavamo creando noi adesso, questo è il nodo, questo è il bordo, e sul bordo, per esempio, potete inserire queste, vedete queste icone, questo comunque è un argomento che volevo discutere la prossima volta, potete inserire queste icone che vi aiutano a evidenziare in modo come volete voi, no? Alcune cose che secondo voi sono, ce ne sono tantissime, ci sono anche gli emotion qua, quindi potete metterci la bomba qui come volete. Io li ritengo troppo piccoli, forse questo è l'unico limite che io vedo in questo programma, per cui io non le uso mai, magari a un altro piacciono, e preferisco invece che scrivere triste, metterci dentro lì un'immagine, magari ridotta, con Paint, poi ve lo faccio vedere la prossima volta, si può ridurre la dimensione senza avere un'immagine troppo grande, no? Perché se no rischiate di avere... Però cerco di dimensionare, magari un pochettino più grande di questo, però metterci un'immagine che a me piace, che a me colpisce, ma soprattutto che, tipo qua, invece che scrivere triste avrei messo uno che piange, per dire, magari anche un fumetto. Però quello mi aiuta a concatenare poi l'esercizio dopo che andrei a fare. E quindi, relativamente ai colori, voi ogni cosa con formato, colore nodo, vuol dire il colore delle parole, quindi viola, dove che siamo? Scusate, siamo qui, formato, colore nodo, quindi se voi utilizzate il viola, la parola viene in viola. Lo vedete meglio se io uso il neretto e se io uso un carattere un po' più... Ah, questo qui adesso dà fastidio. Per esempio, vedete che è diventato viola. Se io adesso lo volessi, che ne so, colore nodo, per cui ripeto le parole, ricordatevi che i colori si salvano qui da parte, ma lo vedremo la prossima volta meglio, quindi senza andare di nuovo ad aprire un altro, qui potete usare lo stesso colore, se no rischiate magari di evidenziare un colore leggermente diverso, e quindi adesso è diventato rosso. Questo è il colore del nodo, perché il nodo è il contenuto, mentre il colore di sfondo del nodo vuol dire il fondo che c'è dentro, per cui usiamo l'azzurro, per cui vedete che il colore rosso è rimasto perché quello è il nodo. Il colore di sfondo del nodo è quella parte che sta proprio a colorare tutta la cella. E giocando su queste cose che vi consiglio di fare solo alla fine, però voi guardate già questa, non abbiamo fatto niente, però vedete che come potete evidenziare tante cose. Esistono siti online dove puoi fare mappe anche gratuite, e questo è un sito gratuito, non so cosa intendi. Questo è un sito gratuito, FreeMind, e la mappa te la devi creare tu. Non esistono le mappe già fatte, perché sei tu che tu devi decidere che tipo di argomento vuoi trattare. Non è che c'è la mappa, che ne so, della PNL o la mappa del corso di inglese. Sei tu che te la devi creare con le frasi che tu vuoi fare o con gli argomenti che tu vuoi studiare, memorizzare, ma soprattutto vedere poi in un secondo momento. Come inserisci l'immagine? Anche questo era un argomento della prossima settimana, però abbiamo due possibilità. La prima possibilità è quella che se noi andiamo... che ne so, qui, per esempio, facendo uno screenshot di questo,
Io mi metto qui. Ah, scusate, vedete? Io ho cercato, ma lui mi dice la mappa non è stata salvata in precedenza. Era quello che vi dicevo io all'inizio. Quindi noi andremo salva alla come per me viene più comodo. Bene. Quindi allora io adesso vado a fare Ctrl V. E qui la prossima volta vi spiegherò con Paint come quindi avete aggiunto l'immagine, oppure facendo inserisci collegamento potete collegare file o collegamento, un file o un campo di testo, poi vedremo la prossima volta queste cose. Quindi voi potete andare a legare qui. La differenza è che se io, per esempio, tanto per andiamo a fare così, se io adesso chiudiamo questa, se no ci occupa tutta la pagina. Se io salvo, faccio copia e incolla come ho fatto io, allora questa immagine deve rimanere, come vi dicevo prima, insieme alla mappa e va ad aumentare il peso del documento. Se invece io vado a fare questo, inserisci, per esempio, seleziono, devo trovare qualcosa che questo è via. Vabbè, facciamo così, inserisci un file, allora vi apro questa freccetta, dovrete aspettare un attimo perché questo caso non è questa, non è questa, non è questa, ma è perché mi deve aprire Word e mi deve aprire il file, per cui vedete mi ha aperto il mio CV in cinese. Quindi torniamo sulle mappe, ripeto, con inserisci e apparirà una freccetta. Nel nodo potete anche scrivere altre parole, ma rimarrà questa freccetta. Avrete la possibilità automaticamente di collegare una qualsiasi cosa che sta al di fuori della mappa e non peserà nella mappa. L'unico problema è che se voi, per mille ragioni, siccome sono cose slegate tra di loro, andrete a spostare quella cosa lì, non la troverete più. Se invece voi lo copiate qui, vi peserà di più il file, perché chiaramente dovrà, nella cartella troverete anche quell'immagine lì, però siete sicuri che non lo perdete. Claudio, sì? visto che sono già le 10 e un quarto, direi Certo. che andiamo verso la chiusura, che ne dici? Certamente, io direi di sì, anche perché tutti questi comandi li volevo vedere. Allora, quello che do come consiglio a tutti è questo. Scaricate FreeMind, scaricate Java e scusate, adesso vi metto questo. Allora, togliamo questo. Allora, questo è l'indirizzo email che ho Non si, creato. Claudio, non si vede perché condividi solo il software di Scusa, FreeMind. scusa, scusa, porco cane, sempre questo problema. Allora, share. Si vede? Sta arrivando? Sì, ok, perfetto. Allora, questo è l'indirizzo email che ho creato per potervi mandare, perché voi possiate mandare le vostre richieste, i vostri dubbi, e io vi posso magari mandare un esempio o dei consigli, oppure, vabbè, se l'argomento sarà interessante o importante o grande, possiamo anche fare uno Skype, così vi aiuto anche direttamente. Questo è l'indirizzo in LinkedIn del mio profilo. Se vi sarà piaciuto questo corso, alla fine magari vi farà anche molto piacere che mettiate un commento sul mio profilo LinkedIn.
Ma, ti chiedono se puoi copiarli e incollarli in chat, così gli è più comodo, giustamente. Esatto. Allora, io hai ragione, quindi questo, hai ragione, Ctrl C, allora, la chat adesso. Seleziona quando metti in chat all panelist and attendee, così arriva a tutti. Aspetta, perché non riesco, allora. Chat, perché non mi appare? Ah, eccola qua. Allora, Ctrl V. Questo è l'indirizzo email. Non l'hai mandato a tutti, faccio io. Tu scrivi io. Perché scusa, hai ragione. Questo. È LinkedIn. Mentre l'ultimo, che sicuramente per voi è la cosa più importante, più urgente, è l'indirizzo che vi consentirà di andare a scaricare quella mappa che io ho creato per il corso. Ripeto, non potrete scaricare la mappa, ma saranno una serie di file dove c'è la mappa, che è il file in grigino, oppure dove vedete la farfallina arancione, oppure scusate, oltre a quello tutti gli altri file. Create una cartella, mettete tutto insieme. Quando aprirete FreeMind vi appariranno tutte le immagini e tutta la mappa con facilità. Se non vedete le immagini, perché non le avete messe insieme. Se non aprite la mappa bene, se non si apre, vuol dire che avete un programma di Java, reinstallate Java, perché è il problema comune che hanno avuto tutti quelli che avevano difficoltà nel corso dei droni. Abbiamo visto che era questo. Bene, io direi che insomma sono quasi 2 ore. Vi ringrazio. Io direi... Claudio, al di là dell'utilizzo ovviamente di FreeMind, giustamente come qualcuno segnalava anche in chat, esistono anche altre soluzioni online da poter utilizzare direttamente da browser senza necessariamente scaricare software Java. Io credo che al di là appunto del software il percorso sia funzionale a comprendere l'utilizzo delle mappe mentali. Assolutamente. Poi è chiaro che ognuno poi può usare uno strumento o un altro, poco conta tra virgolette, ognuno poi trova la soluzione che gli si adatta di più. Assolutamente. Credo che questo sia il messaggio finale che vale la pena trasferire. Assolutamente. A me che interessa è farvi capire cosa sono le mappe, come si possono utilizzare. E io consiglio, ma vedo che molti condividono, di usare sempre FreeMind perché è gratuito e ha 1000 potenzialità. Se uno vuole usare qualsiasi altra cosa è liberissimo di farlo. I principi e i concetti sono gli stessi. Esatto, esatto. Il concetto è quello. Bene, allora io direi che ringrazio chi ha avuto la pazienza di seguirci fino ad ora. Una buona notte a questo punto, più che una buona sera. Buonanotte a tutti. E ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 20:30. Perfetto, ciao. Grazie a tutti. Grazie, ciao.